minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. Oggi ci troviamo qui per raccontarvi quello che accadde al piccolo Francesco Forgione. Sì, vi parliamo di Padre Pio, ma vi parliamo di un Padre Pio inedito, Francesco, quando aveva 5 anni. Viveva nella sua cara Pietrelcina e quando quel giorno si consacrò al Signore, veramente eccezionale quello che stava succedendo nell'anima del piccolo Francesco. Era nascosto all'occhio di chi lo circondava, nessuno sapeva che a 5 anni lui già combatteva con i diavoli e si beava dell'immagine, della presenza, ecco, fisicamente della Madonna. Ce lo racconta padre Lino da Prate, Alessandro da Ripabottoni, in questo testo dedicato ai tanti aneddoti che accadevano a Pietrelcina, che hanno visto la presenza di Padre Pio come giovane fanciullo, giovane adolescente, giovane frate e anche giovane sacerdote, prima che arrivasse qui a San Giovanni Rotondo. Le estasi e le apparizioni, racconta padre Agostino da San Marco in Lamis, cominciarono al quinto anno di età, quando ebbe il pensiero e il sentimento di consacrarsi per sempre al Signore, e furono continue. Interrogato come mai le avesse celate per tanto tempo, cioè fino al 1915 non aveva fatto parola, candidamente lui rispose che non le aveva manifestate perché le credeva cose ordinarie che succedevano a tutte le anime. Difatti, un giorno lui disse ingenuamente: «E lei, padre, non la vede la Madonna?» Ad una risposta negativa di padre Agostino soggiunse: «Lei forse lo dice per sant'umiltà». A 5 anni cominciarono anche le apparizioni diaboliche e per quasi 20 anni, scrive padre Agostino, furono sempre in forme oscenissime, umane e soprattutto bestiali. Il direttore spirituale di padre Pio, Benedetto da San Marco in Lamis, tra l'altro ci fa anche sapere che intorno ai 5-6 anni all'altare maggiore apparve a lui il Sacro Cuore di Gesù, che fece segno di accostarsi all'altare, gli mise una mano in testa, al piccolo Francesco che aveva 5 anni, attestante così di gradire e confermare l'offerta di sé a lui e la consacrazione al suo amore. Quindi nessuno sapeva che al quindicenne Francesco già era stata affidata una grandissima missione.